Bla gente, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Come vi ho già anticipato nello scorso video, sono stata una settimana a Ischia e vi avevo anche detto che avrei portato un video alla fine della vacanza, tra virgolette, per riassumere un po' quello che avevo fatto. Il problema principale è che essendo andata a casa di mia zia, ovviamente non è che potevo riprendere tutto come faccio per i miei normali vlog. Quindi ho ripreso davvero pochissimo e la maggior parte delle cose appunto non le ho riprese, anche se però comunque ho riassunto grazie alle stories che ho messo su Instagram, quindi ovviamente se non volete perdervi pezzi importanti, seguitemi su Instagram che lì sicuro metto robe anche se magari non sto registrando. Ok, adesso che abbiamo finito il momento spam direi che possiamo continuare. Sono partita il 9 luglio e adesso vi lascio tutte le clip del arrivo. Come avrete capito, stiamo per andare a Ischia. Sa che conviene fare un voice over. Qui ero in macchina andando verso Pozzuoli, il porto, per prendere il mio traghetto. Traghetto che, come potete vedere qui, partiva alle 16.30 da appunto Pozzuoli. Sono salita sul traghetto, mi sono sistemata e questa appunto era la tratta che dovevo fare, quindi 1:10 di traghetto. Sono stati tra l'altro alcuni problemi, infatti è partito in ritardo, anziché partire alle 4:30 come sarebbe dovuto partire è partito alle 5. Qui ci sono io annoiatissima che finalmente però sono partita. Raga, sono arrivata, sto omeraggiando, quindi aspetto che finisca e poi inizio a scendere. Questo è tutto il porto. Bene, questo primo giorno ovviamente è stato un po' un giorno perso perché comunque sono arrivata la sera. Sono arrivata. Appena sono arrivata poi ho incontrato mio zio che poi mi ha accompagnato in spiaggia perché mia zia stava ancora in spiaggia e quindi mi sono andata a fare un primo bagno, diciamo così. Siamo stati comunque circa un'oretta, due sulla spiaggia, poi siamo tornati a casa perché, come vi ho detto, già era tardi. Quella stessa sera siamo andati a mangiare a un pub che sta a pochi passi da casa di mia zia e quindi vi lascio qui la foto degli Instagram stories che ho fatto. Buongiorno, secondo giorno qua a Ischia e lasciate stare le mie condizioni, tanto dobbiamo andare a mare, quindi chi se ne frega. Ieri alla fine sono arrivata, mi sono andata a fare il bagno, poi siamo venuti a casa e poi, come avete visto, siamo andati a mangiare fuori. Ovviamente penso di aver fatto delle voci in sovraimpressioni e niente, adesso andiamo in spiaggia, quindi vi farò anche vedere la spiaggia dove siamo andati anche ieri e ci rivediamo dopo. Siamo al mare. Bene, il giorno dopo poi siamo tornati a mare con mia zia e un'altra mia zia che stava lì, sempre sulla stessa spiaggia del giorno precedente. E siamo stati in spiaggia fino a praticamente la chiusura del Lido. Dopodiché ovviamente siamo tornati a casa e siamo andati a riposarci perché eravamo praticamente devastati. Il terzo giorno poi siamo andati in spiaggia, questa volta abbiamo cambiato spiaggia però, e stavamo solamente io e mia zia senza l'altra zia perché se n'era tornata a casa. Dato che aveva finito comunque le vacanze. Nuovo giorno di mare, non so se mi sentirete mai, ma siamo dietro la pagoda dove andiamo tutti gli anni, anche se quest'anno la spiaggia è scomparsa. E niente, siamo tornati a casa, sto praticamente rossissima, adesso prendo fuoco, ma quali sono altri dettagli? Allora, io non so se voi starete capendo qualcosa, però farò del mio meglio per farvi capire. Comunque niente, sempre lo stesso giorno mi sono andata a fare la doccia. Adesso mi sto riposando perché poi stasera usciremo. E qui niente, ci rivediamo stasera. Andati nuovamente a mangiare nello stesso pub dell'altra volta, questa volta con altre persone che non sto qui a specificare, tanto non mi interessa e non le conosco nemmeno io, quindi diciamo che comunque la settimana è andata avanti così, ovvero la mattina mare e la sera uscita. Infatti, come potete vedere qua dalle stories che vi sto mettendo in sovraimpressione, praticamente ho fatto sempre le stesse cose, quindi sono andata a mare la mattina, il pomeriggio a casa, doccia eccetera, un po' di riposo comunque perché il mare devasta
basta il mare, e non mi dite che non è così perché non vi credo. Praticamente la sera uscivamo, andavamo al bar, andavamo a fare una passeggiata e poi al bar, o comunque cose del genere, non cambia niente, praticamente non ho perso le abitudini che ho anche qui a casa. Niente, poi la vacanza ovviamente si è conclusa esattamente giovedì 16 luglio, ovvero il giorno del mio ritorno a casa, quindi vi lascerò adesso le clip del ritorno perché quella sono sicura di averle dato che le ho registrate, e ci rivediamo dopo per i saluti finali. Qui ero in macchina con mio zio che mi stava accompagnando poi al porto di casa Micciola per il ritorno e niente, ovviamente ero da sola perché sono andata da sola come già vi ho detto. Arrivata al porto mi sono fermata qui sotto la banchina aspettando che arrivasse il mio traghetto poiché era in ritardo, ovviamente, no? Mi sembra giusto. E quindi nulla, almeno mi sono messa all'ombra senza morire. Eccola che arriva la mia, sta entrando nel porto, sta attraccando e io intanto ho preso una bottiglia d'acqua. Stavo finendo di aspettare e invece poi sono finalmente riuscita a salire. E qui inizia il mio viaggio di ritorno verso casa. Eccoci, siamo al porto di Pozzuoli, finalmente arrivati dopo circa un'ora e qualcosa. Finalmente la nave attracca e posso scendere e quindi proprio corsa. E ovviamente mi sono venuti a prendere a Porto di Pozzuoli i miei genitori. E niente, come avete visto sono tornata dal porto di casa Micciola questa volta a Porto di Pozzuoli. Ero partita anche da Pozzuoli la volta precedente, insomma, per l'andata, perché è praticamente più comodo dato che comunque è una sola ora insomma sul traghetto anziché due se si parte dal porto di Napoli. E sì, diciamo che viaggiare da sola sul traghetto non è molto divertente, anche perché devi fare qualcos'altro per passare il tempo dato che non puoi chiacchierare con nessuno. Però diciamo che l'ho passata comunque bene perché al ritorno giocavo ad Animal Crossing Pocket Camp sul telefono, mentre all'andata ho praticamente ascoltato musica tutto il tempo da Spotify, dato che comunque c'era la password per il wifi a bordo con la Medmar e quindi non ho avuto problemi di connessione. E niente ragazzi, questo è stato il riassunto della mia ultima settimana qui ad Ischia. Ovviamente arriveranno altri video da Ischia perché come sapete ci vado spesso, quindi non vi preoccupate, e dovrei andarci anche la prima settimana di agosto per vacanze, quindi altre vacanze, quindi probabilmente lì vedrò di registrare comunque più cose, magari in modo più continuativo, in modo da farvi capire per bene ciò che sta succedendo. E niente ragazzi, io mi scuso per le mie condizioni che non sono delle migliori, ma non ci posso fare niente, fa caldo e non ce la faccio. Però spero comunque che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video. Bella!